occhio del Sahara dall'alto, inizialmente sospettavano fosse il cratere d'impatto di un meteorite. Ma gli anelli della struttura corrispondono alla disposizione descritta di Atlantide. Più importante ancora, il Sahara non è sempre stato un deserto. Si è trasformato da regione tropicale a deserto circa 11.000 anni fa. I ricercatori hanno trovato prove di un enorme fiume chiamato Taman Rasset, che avrebbe potuto sostenere una comunità. Questo fiume scorreva verso la struttura di Rikat, in linea con la descrizione di Platone. Il corridoio trans-sahariano attraversava il Sahara tra 50 e 100 milioni di anni fa. Si crede che il mare abbia distrutto Atlantide circa 11.500 anni fa, probabilmente a causa di un rapido aumento del livello del mare provocato dalla fine dell'era glaciale. Le immagini di World View della NASA mostrano schemi coerenti con questa teoria. Quei cerchi concentrici potrebbero essere la chiave per svelare i segreti dell'evoluzione del nostro pianeta nel corso di milioni di anni. Sono modellati dall'erosione su strati di roccia resiliente, creando un inquietante schema di creste e avvallamenti. La cima centrale si erge fiera a 1300 piedi. La parte centrale ha subito un significativo restyling dovuto all'erosione, rivelando una struttura circolare con un picco rialzato. A differenza dei crateri d'impatto, l'occhio del Sahara sfoggia un sorprendente equilibrio e simmetria. Alcuni dicono che risulti dal sollevamento della roccia, modellata dal vento e dall'acqua. Altri pensano che sia un'antica anticlinale, erosa per rivelare la sua forma concentrica. Poi c'è la teoria del diapiro salino, che suggerisce che la galleggiabilità del sale abbia scolpito questa bellezza. Le tecniche di datazione hanno dimostrato che si è formato tra 540 e 250 milioni di anni fa, milione più, milione meno. Antichi strumenti sono sparsi attorno agli anelli esterni della struttura, vicino ai letti dei fiumi. Alcuni strumenti di pietra più antichi sono stati avvistati nelle stesse aree. Eppure, nonostante siano stati trovati alcune punte di lancia del periodo neolitico, non ci sono molti segni che le persone vivevano lì in quel periodo. L'area sembra essere stata utilizzata per attività a breve termine, come la caccia e la fabbricazione di strumenti. Ci sono altri misteri sovrannaturali che infestano il nostro mondo. Un tale enigma si trova in Norvegia. Il sinistro fenomeno luminoso di Esdalen, conosciuto anche come la Valle delle Luci, lascia confusi gli scienziati. Questa valle è larga circa 16 km. È piuttosto isolata, ma una strana scatola blu si trova in alto sulla collina, equipaggiata con telecamere che scandagliano la valle. La sconcertante saga ebbe inizio negli anni 80, quando il cielo notturno su Esdalen fu illuminato da palle di fuoco ardenti, uno spettacolo ricorrente che faceva rabbrividire chi ne era testimone. Questo non fu un evento passeggero, piuttosto divenne una cosa regolare. I locali terrorizzati segnalavano incontri con questi fenomeni luminosi inspiegabili, alcuni dei quali avvenivano vicino alle loro case. L'inquietudine si diffuse come un incendio. Nel suo picco c'erano circa 20 avvistamenti ogni settimana. Il fenomeno conquistò giornali, riviste e media in tutto il mondo. Presto la gente affluì nella valle sperando di vedere di persona le luci. Nel 1984 esperti si unirono alla mischia, armati di strumenti sofisticati come magnetometri, radiometri e tanto altro ancora. Ciò che scoprirono fu sconcertante. Luci che sfidavano ogni spiegazione. Alcune si muovevano a un ritmo tranquillo, mentre altre sfrecciavano nel cielo a una velocità sorprendente di 30 km all'ora. La gente cercò di spiegare queste luci, aerei, lontani riflessi, fulmini globulari, satelliti, pianeti, meteore. Ma la velocità e il modo in cui queste luci danzavano escludevano tutte queste teorie. Ci stiamo avvicinando lentamente a un altro luogo misterioso. Questo è il più grande lago subglaciale tra i 675 laghi conosciuti dell'Antartide. Può facilmente nascondere forme di vita sconosciute. Questo lago si trova sotto la calotta glaciale dell'Antartide orientale. Immergiti a circa 4 km sotto il ghiaccio e lì vedrai il lago Vostok, situato a 600 metri sotto il livello del mare. Questo lago è lungo 250 km e largo 50 km nel suo punto più ampio. Con una profondità media di 400 metri è anche il sesto più grande al mondo per volume. È come una città sottomarina con alti pilastri e profonde vasche. Il lago segreto fu scoperto nel 1993. Eppure era lì in attesa di essere trovato da oltre 2000 anni, raccogliendo antichi segreti.
Nel 2012 gli scienziati hanno perforato il ghiaccio stabilendo un record. Hanno perforato il ghiaccio fino alla superficie del lago. L'anno 2013 ha portato una svolta inaspettata quando le acque tranquille sono esplose durante l'estrazione di un nucleo di ghiaccio, mescolandosi con i fluidi di perforazione. Poi hanno ottenuto un campione d'acqua incontaminato nel 2015. Alcuni ritengono che là sotto potrebbero esserci forme di vita precedentemente sconosciute, poiché si tratta di una riserva di acqua fossile che è rimasta intatta per milioni di anni. Potrebbe essere molto simile a quegli oceani coperti di ghiaccio ipotizzati su lune come Europa ed Encelado. Tutto iniziò con una teoria nel XIX secolo che suggeriva l'esistenza di acqua dolce nascosta sotto i ghiacciai antartici. Poi, nel 1959, le rilevazioni sismiche fecero presagire l'esistenza di un lago sotterraneo e negli anni 90 i dati satellitari confermarono l'esistenza del lago Vostok. Il lago Vostok non è solo. Nel 2005 è stata trovata un'isola nel mezzo del lago. Poi due laghi più piccoli si unirono alla festa. Si crede che una rete segreta di fiumi sotterranei potrebbe collegare questi laghi. Molto lontano dall'Antartide, in Venezuela, i fulmini del Catatumbo presentano uno spettacolo di luci sinistre alla confluenza del fiume Catatumbo e il lago Maracaibo. Questo inquietante fenomeno avviene circa 140-160 notti all'anno, durando per 10 ore al giorno con... José, immergiamoci quindi in questo spettacolo dell'orrore acquatico. Avete mai sentito la parola strid? È una variante della parola The Stride, usata nello Yorkshire, e si riferisce a una stretta sezione del fiume Wharfe, così piccola che ci si potrebbe saltare sopra. Ma non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni, è uno dei punti più pericolosi della zona. Anche solo fare un passo in acqua può avere conseguenze terribili. Il fiume Wharfe ha una forte corrente, e poiché lo Stride è così stretto, è ancora più forte in quella zona. L'intenso flusso d'acqua ha eroso il calcare intorno allo Stride, creando delle cavità molto più profonde del resto del letto del fiume. Ecco il segreto. La corrente ha anche indebolito gli argini dello Stride dal basso, quindi il terreno su cui vi trovate, ammirando la rapida corrente, è probabilmente solo una fragile sporgenza sospesa su acque infide. Non ci sono testimonianze di persone che si siano trovate nell'acqua dello Stride e ne siano uscite. E la cosa peggiore? Non si direbbe che questo ruscello dall'aspetto innocente possa essere così pericoloso. Il mio consiglio, quindi, è di scegliere un corso d'acqua più sicuro per le vostre avventure acquatiche. Se state cercando una fuga per il fine settimana in California, Horseshoe Lake è il posto che fa per voi. Ha tutto: spiagge sabbiose, sentieri escursionistici e aree picnic. Ma aspettate, c'è molto di più di quello che sembra. Questo lago ha un lato oscuro, ovvero circa 100 acri di alberi morti che lo circondano. E non sono solo gli alberi a essere stati reclamati da questo lago. I terremoti che hanno colpito nel 1989 e nel 1980 hanno liberato anidride carbonica dal magma caldo. Il gas si è diffuso nell'aria, danneggiando tutta la vita intorno al lago. Ancora oggi il lago Horseshoe è pericoloso come lo era 30 anni fa. Ciò che lo rende così spaventoso è che i livelli di questo gas tossico cambiano in modo casuale. I cartelli di avvertimento affissi ovunque potrebbero dare un tocco da film horror a una divertente escursione nei boschi. A Kauai, nelle Hawaii, c'è un gruppo di cascate mozzafiato che un tempo erano una destinazione popolare per i turisti. Le cascate Kipu, come vengono chiamate, un tempo erano il luogo ideale per nuotare e fare immersioni. Per raggiungerle bisognava fare una lunga camminata lungo un sentiero sterrato, fino ad arrivare alla vista mozzafiato di una cascata di 6 metri che si riversa in una piscina cristallina sottostante. Dal 2011 però quest'area è off limits per il pubblico. Perché, vi chiederete? Perché ci sono stati molti incidenti alle cascate Kipu. Ovviamente il salto dalla cima della cascata sarebbe un motivo ovvio, ma ci sono stati anche casi molto più misteriosi. I testimoni raccontano di nuotatori che si godevano tranquillamente la piscina in fondo alle cascate, per poi essere improvvisamente trascinati sotto la superficie. Non è stata trovata una spiegazione precisa a questi incidenti. La gente del posto crede che la colpa sia dello spirito dell'acqua Moho, che non ama essere disturbato dai turisti rumorosi. Si ipotizza anche la presenza di un potente vortice sul fondo della piscina. In ogni caso, le guide non menzionano più le cascate di Kipu e la violazione è severamente punita.
Il Samaesan Hall, situato nel Golfo di Thailandia, è il luogo per eccellenza per i subacquei amanti del brivido, ma è anche il più pericoloso. Con un salto di 85 metri, è il sito di immersione più profondo della regione. Ma la sua profondità non è l'unico motivo per cui è considerato un luogo da evitare. L'area è un'importante zona di navigazione per gigantesche petroliere. Le forti correnti intorno al buco rendono le immersioni ancora più insidiose. Come se non bastasse, il Samaesan Hall ospita anche letali barracuda, che potrebbero facilmente attaccare ignari subacquei. L'acqua è così torbida che la visibilità è quasi nulla, rendendo difficile individuare queste aggressive creature marine. In definitiva, il Samaesan Hall è un luogo mozzafiato, ma estremamente pericoloso, che dovrebbe essere esplorato solo da subacquei esperti con nervi d'acciaio. Lasciate che vi parli di New Smyrna Beach, la capitale mondiale degli attacchi degli squali. Se state cercando un luogo di vacanza rilassante nella contea di Volusia, in Florida, forse dovreste riconsiderare questa spiaggia. Le acque intorno a New Smyrna Beach sono ricche di pesci, il che attira molti squali. In effetti sono stati segnalati così tanti attacchi di squali in questa zona che si è guadagnata il titolo di capitale mondiale degli attacchi di squali. Persino gli scienziati hanno avvertito che se si va a fare il bagno in questa zona, si rischia di trovarsi a stretto contatto con almeno una di queste creature. Stiamo parlando di una distanza di 3 metri, e in molti casi non ve ne accorgereste nemmeno. Come se non bastasse, in queste acque è stato avvistato lo squalo toro, uno dei tipi di squali più pericolosi e aggressivi. Ancora una volta, Kauai è sulla nostra lista. La spiaggia sulla costa di Napali, chiamata Anakapiai Beach, potrebbe sembrare il paradiso terrestre, ma non lasciatevi ingannare. Per arrivarci bisogna percorrere un sentiero roccioso e ripidissimo di 3 km circa. Non ci sono bagnini in questa spiaggia remota, quindi anche se decidete di fare un tuffo in acqua, siete da soli. Il pericolo maggiore per la vostra sicurezza è rappresentato dalle fortissime correnti di strappo. Sono quasi sempre presenti, perché non ci sono barriere coralline a proteggere la riva. E se qualcuno viene catturato da una di esse, non c'è... Immagina una città fantasma, edifici abbandonati ricoperti di graffiti, resti di auto arrugginite, crepe sulle strade. E ora aggiungici una fitta coltre di fumo che sale da sottoterra. La terra stessa è così calda che non si può toccare. Eccoci a Centralia, in Pennsylvania. Centralia era un posto vivo nel 1800 e fino al 1960. Le ricche miniere di carbone attiravano tante persone, ma nel 1962 una di queste miniere per caso si incendiò e il fuoco cominciò a estendersi nel sottosuolo. Il carbone è un combustibile a combustione lenta, così la gente continuò a vivere lì tranquillamente per circa un ventennio, fino a che il fuoco non cominciò a danneggiare la città. Uno degli incidenti peggiori si ebbe quando un buco gigante apparve dal nulla nel retro di una casa. Per fortuna non ci furono feriti, ma dopo quell'episodio la gente cominciò ad andarsene. Nei 30 anni seguenti quasi tutti se ne andarono, ma nel 2020 c'erano ancora 5 abitanti. Comunque, Centralia è a tutti gli effetti una città fantasma. Gli edifici abbandonati e cadenti e le strade crepate sono solo una parte di questa desolazione. La cosa che più disturba è il fumo che esce dal terreno attraverso le crepe. Sottoterra i fuochi sono ancora accesi, riscaldano la superficie e lentamente stanno distruggendo ciò che resta della città. La Silent Hill della serie televisiva americana fu ispirata da questo scenario. Si pensa che l'incendio possa durare 250 anni. E allora non rimarrà altro che un deserto bruciato in quest'area. Se hai paura degli scarafaggi, allora questo posto sarebbe il tuo incubo peggiore. Le grotte di Gomantong in Malesia potrebbero essere uno dei luoghi più pittoreschi al mondo se non fosse per i suoi abitanti. Prima di tutto ci sono i pipistrelli. Circa 2 milioni di questi animali vivono nelle vaste grotte. Si spaventano facilmente e credo che non ti piacerebbe vedere milioni di mostri alati volare verso di te nel panico. Poi ci sono gli scarafaggi. Mentre il numero di pipistrelli è più o meno preciso, gli scarafaggi che ricoprono il terreno e i muri non si possono contare. Ce ne sono così tanti che non sarebbe possibile fare un solo passo senza che una decina di quei viscidoni non ti salga sulle gambe. E infine, se riuscissi a non gridare per gli scarafaggi e svegliare orde di pipistrelli, potresti essere premiato con altri fantastici abitanti delle grotte.
tra cui serpenti, scorpioni e millepiedi velenosi giganti. Affascinante. Comunque, le grotte sono aperte al pubblico e ricevono molti visitatori ogni anno. Proprio nel bel mezzo del nulla, in una vuota area del deserto del Karakum in Asia centrale, c'è un grande buco nel terreno che brucia, da sempre. Si chiama cratere gassoso Darvaza ed è in realtà un pozzo ampio e profondo in cui il fuoco è acceso da mezzo secolo ormai. La gente del posto lo chiama la porta per gli inferi e la vista è davvero spaventosa. Non c'è modo di estinguere le fiamme e gli scienziati credono che il cratere continuerà a bruciare per secoli. Il pozzo si è creato nel 1971, quando un gruppo di ingegneri stava esaminando il terreno e pensava di aver trovato un pozzo di petrolio. In realtà era una sacca di gas naturale e quando hanno cominciato a perforare il terreno all'intorno, la terra ha ceduto. Gli ingegneri avevano paura che il gas velenoso potesse mettere in pericolo le città vicine, così decisero di dargli fuoco pensando che le fiamme si sarebbero estinte in poche settimane. Ma come possiamo vedere, sono ancora alte. Il cratere è diventato una famosa attrazione turistica, ma nonostante questo è ancora pericoloso. Quindi si sta cercando di spegnere in maniera definitiva la porta per gli inferi. Immagina di vedere un serpente velenosissimo proprio vicino ai tuoi piedi. Che paura, eh? E ora moltiplica questa esperienza per 2 migliaia di volte. Non importa dove scappi, ci sono serpenti simili dappertutto. Sei sull'isola dei serpenti e il nome non potrebbe essere più adatto. Si trova non lontano dalla costa del Brasile e ospita migliaia di ferri di lancia dorati. Circa 11.000 anni fa, il livello del mare si è alzato separando l'isola dalla terraferma e molti ferri di lancia sono rimasti intrappolati lì. Anche i loro fratelli sulla terraferma sono velenosi, ma non così tanto. La varietà dorata ha dovuto evolvere per sopravvivere e ci sono riusciti. Poiché non ci sono molti animali da cacciare sulla terra, hanno imparato a cacciare gli uccelli. E perché il veleno sia efficace deve avere effetto istantaneo. Per questo i ferri di lancia dorati hanno sviluppato un veleno 5 volte più potente di quello della varietà normale. Questo ha aiutato i serpenti a proliferare e ora ce ne sono da 1 a 5 per ogni metro quadrato. Quest'isola è così pericolosa che il Brasile l'ha chiusa ai visitatori, come se qualcuno volesse andarci. Perso nei boschi di notte, improvvisamente inciampi in una figura umana. Sollevato, le tocchi le spalle e chiedi indicazione, ma è dura come la pietra e coperta di muschio. Poi la guardi in faccia e ti si spalanca la bocca dalla paura. Non è per niente un umano. Il mio consiglio è di non andare in giro di notte nella Finlandia sudorientale se non vuoi fare un'esperienza scioccante. Perché è qui che un noto scultore finlandese ha creato il suo giardino di sculture inquietanti. L'esposizione principale consiste di 200 figure umane in varie pose di yoga, ma potresti incontrare anche altre opere alquanto sinistre. Come delle figure con mantello, che allungano le braccia verso di te e hanno grandi buchi neri al posto degli occhi. Giusto per aggiungere un po' di raccapriccio, i denti delle statue sono veri denti umani. Il giardino stesso è nato perché lo scultore era un eremita e non voleva lasciare casa sua. E quando gli chiesero se volesse cedere qualche statua a dei musei, disse che doveva chiederlo a loro. Sembra che non abbiano accettato.